Ciao, sono Xen e sono un analista finanziario di Altostrat. Da oggi mi trasferisco nei nostri uffici di Tokyo. Prima di partire per Tokyo, ho sincronizzato le mie email aziendali Gmail e le ho messe in modalità offline, così ho potuto accedervi durante il volo. Sono appena arrivato in ufficio a Tokyo e vedo un'email di Shiruzuki, il direttore risorse umane. Ciao Xen, benvenuto a Tokyo. Ecco qui una lista di cose da fare per i nuovi arrivati. Per prima cosa aggiungo queste attività nella mia lista attività cliccando su Altre azioni e poi su Aggiungi attività per vederle automaticamente inserite nella mia lista attività con la possibilità di specificare una deadline e allegare la relativa email. Ora devo contattare Shiruzuki, il mio referente giapponese. Siccome non parla inglese, mi aiuterò con la funzione di traduzione automatica di Google Chat. Basta semplicemente attivare una barra per la traduzione in inglese e una per la traduzione in giapponese. Vediamo. Salve! E Shiruzuki può visualizzare la mia risposta in giapponese e capire cosa dico. Ora devo guardare un video di training disponibile nella nostra infrastruttura video aziendale supportata da YouTube. L'ambiente è ad accesso protetto, quindi solo gli utenti di Altostrat lo possono vedere. Proprio come per i video su YouTube, posso votare o lasciare un commento ai miei colleghi in Altostrat. Bene, ora devo contattare Laura nella nostra sede centrale di Londra. Anziché chiamarla al telefono, posso effettuare una chiamata vocale con Google Chat. O meglio ancora, posso effettuare una chiamata video. Ciao Laura! Ciao Xen! Come stai? Bene, e tu? Tutto bene, sono arrivato in Giappone. Fantastico! Ti faccio sapere come va il progetto, ok? Grazie, ciao! Adesso devo richiedere la stampa dei miei nuovi biglietti da visita in giapponese e quindi faccio una semplice ricerca. Sapendo che si tratta di un allegato, restringo il campo della ricerca. Ecco il mio biglietto da visita. Avevo già evidenziato questa email usando la funzione etichette di Gmail, che posso aggiungere o togliere in qualsiasi momento. Do un'occhiata alla cartella delle attività urgenti e vedo un'email dalle risorse umane con informazioni turistiche su Tokyo. Non ho bisogno di nessun client, come Adobe o Microsoft, perché Gmail visualizza il documento direttamente nel browser. Ora devo inviare conferma della mia partecipazione al meeting del mio team e mettere in agenda un incontro individuale con il responsabile operativo locale, che è il mio nuovo capo. Nel calendario aziendale, il nostro amministratore ha già incorporato il calendario del team. Così posso vedere le date dei meeting. Devo solo copiare il calendario del team nel mio e in più imposto l'invio di un SMS di remind 10 minuti prima dell'inizio dei meeting. Fatto, ora programmo l'incontro con il mio responsabile. Già che ci sono, metto in agenda anche un aperitivo per domani alle 19 a Tokyo usando la funzione Quick Add. Il calendario visualizza esattamente cosa sto programmando e include una mappa di Google, così posso vedere dove devo andare.